Ed eccoci alla BIT 2019 Milano. Come poter esimersi da uno stand che rappresenta il sogno per tutti gli italiani, ma per tutte le persone che amano il turismo? Sono infatti allo stand delle Maldive e con me c'è Mr. Tuyip, che è il responsabile del turismo proprio delle Maldive. A Tuyip chiediamo, vogliamo parlare del grande risultato del 2018, di grandissime presenze di italiani, giusto? Thank you first of all, and we had about 1.5 million tourist arrivals in Maldives last year. Mm-hmm. Out of that, 105,000 is from Italy, and that's the first time Italian market has grown 400,000, and we are very happy. But still, we want more Italian tourists, as we have a very close something close in our heart with the Italian tourists from the beginning here to Maldives. Yeah. Benissimo. La novità invece di quest'anno per il 2019 è questa presenza di guest house, perché le Maldive non sono solo lusso o solo sogno quasi irraggiungibile, ma si stanno preparando per raccogliere clienti anche con un budget un po' più basso. Allora, raccontaci un po' di queste guest house. Yes, actually Maldives has been popular as one island, one resort from the beginning. And it's a premium destination. Definitely it's very, very upmarket. But you shouldn't forget about what we have. There's more to Maldives than sun, sand and sea. There's, the liverboards, the guest houses. These are the new segments, the products coming up where you could live with the locals, local lifestyle, the culture, the beautiful food, the delicious foods, mm-hmm. and living around. But of course you will be having the beautiful beaches, the diving, the water sports, surfing maybe. And wonderful sea time. And we want more tourists from Italy. Allora, italiani, andiamo a tutte le Maldive, ciao! Ciao!